Ciao, sono Federica Gif, è un blog di cucina che propone ricette gustose e salutari e uno stile di vita green. Mi piace e mi fa bene.com. Con passione e impegno ho ricevuto nomination agli Oscar del web come miglior food blogger e miglior sito food. Collaboro con centri di ricerca e prevenzione, partecipo a trasmissioni televisive, scrivo libri di cucina e ho una rubrica a Miracolo Italiano, insieme alla Laura e Fabio Canino, in cui propongo ricette sane all'insegna della stagionalità. In un momento così delicato ci si rende utili come possibile. Chi sa ballare, balla. Chi sa cantare, canta. E chi sa cucinare, cucina. Poi con i social si condivide. Così da rendere partecipi tutti. Pensate di non poter fare niente di utile per gli altri? Io non credo sia possibile. Restare a casa con la primavera che esplode, rinunciare alle gite fuori porta o a una semplice passeggiata in spiaggia e rispettare le regole per salvaguardare la salute propria e altrui, vi sembra poco? Ma chi l'avrebbe mai detto che nel gesto di restare a casa ci sarebbe stato qualcosa di eroico? L'Italia sta dando un grande esempio a tutto il mondo e si è ritrovata in cucina. E panificare, così, all'infinito, pare essere il verbo del momento. Oggi voglio regalare una ricetta a tutti voi che vi farà mettere le mani in pasta. Non mi sento di proporvi la ricetta della piada, dalla quale ho tolto, a tradimento direbbe qualcuno, lo strutto e l'ho sostituito con l'olio extravergine d'oliva. Quello buono, eh? Io adoro l'olio dei nostri colli vista mare. Sì, lo so. Lo strutto era più comune trovarlo nelle case delle nostre antenate, ma l'olio extravergine d'oliva è l'elemento principe della dieta mediterranea, che vi ricordo essere patrimonio immateriale dell'umanità. E visto che la piada è il nostro pane quotidiano, è meglio sostituire il grasso con un olio extravergine d'oliva più salutare. Tra l'altro, ho portato anche un'altra variante. Infatti, della più comune farina 00, farina 0, utilizzo una farina tipo 1 macinata a pietra di un molino della zona. Si realizza così una piada meno glicemica, più ricca di fibre e di nutrienti. E tra l'altro, detto tra noi, non credo che la vera piada tradizionale che preparava la nostra bisnonna si preparasse con la farina 00, perché non esisteva proprio. Quindi anche la mia versione è a suo modo tradizionale. Sul mio canale YouTube Mi Piace Mi Fa Bene TV trovate la ricetta della piada. Ma siccome presumo che tutti quanti sappiate fare la piada, oppure abbiate una vostra ricetta particolare, preferisco lasciarvi la ricetta del mio pane in padella, soprannominato anche pan furbo. Esatto, non dovrete accendere il forno. Il pan furbo è un po' piada, un po' pizza, con tutte le sfumature del pane. Io mi auguro di regalarvi un po' di leggerezza e di intrattenervi. Abbraccio le mie concittadine e i miei concittadini di Rimini, ricordando loro che in passato si è rialzata con una forte, grande dignità e lo farà ancora. In attesa di ritrovarci tutti al mare, vi auguro buona visione. Mi piace, mi fa bene.